Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. E questo video è un nome per ogni squadra di Serie A. Quindi andremo ad analizzare ogni squadra di Serie A e diremo un nome che serve al mercato. Ovviamente diremo un ruolo, ne serviranno anche di più ad alcune squadre, ma noi faremo soltanto un nome, per lo più possibile. Quindi ragazzi, questa è la mia opinione. Ovviamente ho cominciato a dire però secondo me era meglio se... No ragazzi, questa è la mia opinione. Se scrivete qui sotto sì cosa è meglio per voi, però non dite se è un coglione perché era meglio quello o hai dimenticato. Non ho dimenticato nessuno. Scrivete la vostra opinione, io accetto chiunque. Partiamo subito. Atalanta, i bergamaschi stanno andando molto bene e dubito abbiano bisogno di investire pesantemente sul mercato. Un nome però lo faccio lo stesso: De Maio. È un ottimo centrale di difesa che a Firenze non gioca mai. Gasperini lo conosce molto bene e farebbe comodo un altro centrale da affiancare a Toloi, Zucanovic e Caldara. Bologna, Oikonomu, Elander, Ferrari, Gastaldello, Maietta. Questi sono i centrali di difesa rossoblù e secondo il mio modesto parere manca un nome che farebbe comodo: Andrea Ranocchia. Ok, sembra una barzelletta, però ragazzi, a Bari giocava benissimo. Chissà che qui non ritrovi se stesso e la sua dimensione. Poi si fa schifo, lo piazzi in panchina e chi si è visto si è visto. Cagliari, ci ho pensato a lungo e questo ho concluso: se il Cagliari prende tanti gol non do la colpa al portiere o ai difensori, che comunque in quel reparto sono messi molto bene. Il problema è il centrocampo, che sta a pezzi fra infortuni e inesistenza generale. Proprio per questo andrei a pescare nella Genova blu cerchiato. Cigarini ha tantissima qualità, ma per vari problemi fisici estivi si è fatto superare nelle gerarchie da Torreira e anche adesso che è tornato non gioca mai. Portarlo in Sardegna non sarebbe una spesa folle e farebbe molto comodo. Chievo, inglese più Meggiorini più Floro Flores più Pellissier uguale 3 gol in totale in 4 giocatori in 12 partite, estremamente pochi. I clivenzi sono assortiti in modo omogeneo, ma una punta che la butta dentro, diciamo almeno 8 in una stagione, la prenderei. Parlo di Paloschi, non ha brillato in Premier, mentre a Bergamo è diventato panchinaro fisso. È stato quasi una bandiera giallo-blu, c'è stato tantissimo tempo. Io lo riprenderei, sinceramente. Crotone, serve un mezzo miracolo per salvarsi e questo può rispondere ad una punta che sia capace di segnare almeno 10 gol. Per me l'ideale sarebbe riportare in Calabria Budimir, che alla Samp gioca pochissimo e qua, per quello che si è visto finora, pare essere esploso. Empoli, qua faccio un ragionamento complesso. Partiamo dal ruolo. Senza dubbio serve una punta. Dietro è messo benissimo, ma in fase realizzativa hanno segnato in solo 2 partite in tutto il campionato. Quella poi contro il Pescara e quella contro il Crotone, il che è un tutto dire. Chi è quindi la punta in questione? Kuma Babacar. Non riesce a trovare una continuità di titolarità, non so se si dice ma va bene lo stesso, in Viola. Venderlo oggi porterebbe solo spicci nelle casse di Viola. Prestarlo ad Empoli potrebbe metterlo in mostra. Quindi, una svolta nella sua carriera, giocare sempre senza muoversi da Firenze. Fiorentina. Qua, ragazzi, è facile dirlo. Serve un portiere, perché a me Tatarusano non mi dà nessuna sicurezza. E io prenderei Sportiello dall'Atalanta. Si è fatto superare dalle gerarchie a Bergamo da Berisha e vuole andare a giocare in una big. La Fiorentina per me fa il caso suo e i Della Valle, che non spendono mai una lira, spenderebbero poco per portarlo in Viola. Genoa, difensore cercasi. Non perché stiamo parlando di una squadra che non subisce molto, ma perché dietro sono contati. Lo avevamo lasciato con la sciatica, ora si è ripreso. Sto parlando di Benalouane. Un po' troppo rude e scomposto, ma farebbe molto comodo visto la retroguardia genoana. Inter, con l'arrivo di Pioli i nerazzurri possono trovare la continuità che cercavano, ma manca un terzino, cioè in realtà ne mancano 2, però insomma ad Ansaldi diamogli un po' di tempo, anche se comunque sta facendo schifo, e intanto prendiamone uno. A gennaio proverei a prendere Darmian, che a Manchester non gioca mai, è forte e intelligente tatticamente. Juventus, il centrocampo è questo: Marchisio, Pjanic, Khedira, Lemina, Sturaro. Non che sia male, ci mancherebbe, ma è palese come manchi una pedina di qualità in mezzo al campo. Non scrivo mai un top player per gennaio, ma stavolta credo che Matuidi possa andarci alla Juventus. Spesso, diciamo, creo delle ipotesi che poi non si realizzano, probabilmente questa è una di quelle, però diciamo che Matuidi ha spinto molto sia prima che adesso per andare in bianconero e con la giusta offerta potrebbero portarlo a Torino. Tutto poi dipende dagli arabi del Paris Saint Germain. Comunque per una volta solo nomino un sostituto, ma lo faccio perché comunque Matuidi è un nome un po' difficile, e nomino Bastian Svajstein
Schweinsteiger, che al Manchester non gioca, è in bruttissimi rapporti con José Mourinho ed è fuori rosa e forse arriverebbe anche con una rescissione, quindi buono. Lazio, serve un panchinaro di Immobile, giusto per sicurezza. Djordjevic non è un giocatore di calcio e quindi Inzaghi non ha punte in panchina per fare ballottaggio o per far entrarlo nella ripresa, farlo entrare nella ripresa. Questa punta è per me Pepito Rossi, gioca in B spagnola e secondo me sarebbe ottimo come acquisto, sia per la Lazio che per lui, per rimettersi in gioco per il mondiale futuro. E se magari torna al top anche lui, al mondiale, Belotti, Immobile, Balotelli, Pepito Rossi, Berardi, mica male. Milan, manca un centrocampista, ok Locatelli, ma ha bisogno di rifiatare ogni tanto e sono contati in mezzo al campo. Badel vuole il Milan, tra l'altro si chiama anche Milan. In viola gioca male da tempo e non rinnoverà. I Della Valle potrebbero acconsentire e venderlo subito per non perderlo a parametro zero. Napoli, i più scontati di tutti, una punta, serve come il pane e faccio il nome di Zaza. Il West Ham non lo riscatterà, ha fatto malissimo e gli Emmers hanno già detto che non rimarrà con loro. I partenopei potrebbero prenderlo in prestito semestrale con diritto di riscatto, andrebbe bene anche al giocatore che per farsi vedere nel giro della nazionale ha l'obbligo di ricominciare da capo. Palermo, qui non c'è nemmeno bisogno di metterci bocca, De Zerbi ha avuto un colloquio con Zamparini, arriverà un centrocampista concretezza e con la botta da fuori, per capirci uno come Kučka. Il nome per il centrocampo però l'ho pensato io, Craig Gradner, centrocampista 29enne del WBA, cattivo quanto basta, con la botta da fuori, arrivata al West Bromwich a parametro zero non costa troppo, non le gioca tutte, una buona metà e farebbe il caso di De Zerbi. Pescara, Oddo gioca bene e ormai lo sappiamo a memoria, ma quando arrivano in area chi la insacca? Io? Manai? Bybek? Caprari? Ci mettono tanta voglia, ma è diverso dalla cattiveria che serve in sti casi, serve un vecchio bomber. Mi gironzola per la testa il nome di Maxi Lopez, non so se sarà la soluzione giusta, ma di certo darebbe una mano. Roma, ci rendiamo conto ragazzi di che situazione abbiamo dietro? Ovviamente un difensore che magari possa giocare anche terzino, faccio come sempre il nome di Caceres, peraltro è anche svincolato. Samp, i blu cerchiati non hanno bisogno di sti gran rinforzi, però a forza di vedere Skriniar in campo mi sono fatto l'idea che forse un difensore gli servirebbe. Il capitano dell'Under 21, non so se è ancora capitano, comunque anche se non fosse, quello che è stato capitano dell'Under 21, ovvero Bianchetti, gioca all'Hellas Verona ed è pronto al grande salto, magari qui lo farebbe davvero. Sassuolo, il Sassuolo che più che un nome avrebbe un terribile bisogno di allungare la rosa, visto che devo fare un solo nome e seguendo una politica emiliana, ovvero quella dei giovani, proverei a prendere Gerson in prestito dalla Roma. Il Sassuolo con la Roma ha buoni rapporti, il brasiliano non trova spazio a Roma e può giocare sia ala che mezzala, centrocampista e trequartista, mica male. Oh, Torino, i Granata hanno urgente bisogno di un centrale difensivo e dai primi sondaggi torinesi pare l'obiettivo sia il centrale croato Vida. L'unico problema del difensore che gioca in Ucraina alla Dinamo Kiev è il comportamento. Già pensare che qualche settimana fa è stato fermato in auto e gli è stata tolta la patente perché completamente ubriaco fa riflettere. Udinese, il ruolo da puntellare è quello sulla fascia bassa, il terzino manca come il pane e in questo caso facciamo il nome di Di Marco, il terzino che ora sta in prestito all'Empoli ma gioca veramente poco e che comunque è in prestito da parte dell'Inter. L'Inter potrebbe accettare di riprenderselo a gennaio e prestarlo all'Udinese se gli promette la titolarietà e per me sarebbe un gran colpo per l'Udinese. Detto questo ragazzi, questo era il mio punto di vista, spero di aver detto tutte le squadre e non essermi scordato nessuno, se no sai che figura de merda. Io vi ringrazio per la visione, se il video è piaciuto lasciate un mi piace, se il video vi ha fatto cagare un dislike, io vi chiedo 2000 mi piace se volete che uscirà da inizio metà dicembre ogni giorno un il mercato che farei, partendo dalla Roma che è la mia squadra, poi la Juventus e poi in fila come la classifica dell'anno scorso fino all'ultima, proprio fino all'ultima, cioè nel senso le tre di serie B no, però anche le tre neopromosse. Io vi ringrazio per la visione, buon shalala e ci vediamo ad un prossimo video.